Buonasera, buonasera a voi. Allora, Matteo Salvini ha proposto la pace fiscale e subito il Partito Democratico ha detto di no. Così tanto per partito preso, no? Perché ultimamente lo sappiamo, il Partito Democratico e quella poca di opposizione che esiste nel nostro paese, a prescindere se le cose sono giuste, sono sbagliate, sono a favore, contro il popolo italiano, se lo propone il governo, se lo propone la Meloni, Salvini e chi per essi, dicono, ripeto, a prescindere no. E invece io credo che bisognerebbe andare nel merito e guardare esattamente questo cosa potrebbe significare. Ora parliamoci molto chiaramente, ed è di tutta evidenza che in un paese normale, democratico, gestito al meglio, le tasse non possono non essere pagate da tutti. Ma appunto in un paese normale, e noi siamo un paese normale, punto di domanda. Secondo il mio modestissimo parere, assolutamente no. Perché se noi ci troviamo in una certa situazione, questo è esclusivamente di una politica degli ultimi 20-30 anni che hanno letteralmente messo in ginocchio il nostro paese, la nostra economia e quindi di conseguenza gli italiani. Ora vedete, io credo che a tutti, debba essere molto chiaro il fatto che non sempre coloro che evadono lo fanno per arricchirsi, per fregare il fisco, perché se ne fregano, perché vogliono comprarsi la villa in montagna, le macchine lussuose e così via. Esistono purtroppo anche molti e sempre più italiani che non pagano le tasse perché non ce la fanno. E credo che nessuno può biasimare, ad esempio, un padre di famiglia se prima pensa a mettere insieme pranzo e cena per i propri figli e se poi avanza qualcosa, paga eventualmente le tasse. Quindi, detto ciò, è assolutamente da fare un distinguo. Certo, anche qui siamo assolutamente sicuri che esistono gli evasori, esistono coloro che negli anni si sono arricchiti sulle spalle degli altri, che l'hanno potuto fare, perché anche questo bisogna sottolineare, perché ci sono coloro che possono evadere e coloro che non possono evadere, che sono chiaramente i lavoratori dipendenti. Ora però andrebbe analizzata quasi situazione per situazione. E questo è tutt'altro che impossibile, no? Perché negli uffici statali, comunali, ci sono decine di persone che non sanno come sbarcare il lunario, non sanno letteralmente cosa fare negli uffici, no? Anche questo è un qualcosa di conosciuto. In Italia, in un ufficio dove magari basterebbero due persone per espletare la mansione che devono espletare, ce ne sono magari 7-8 se non 10. Quindi fare un controllo rigoroso, anche perché non è che bisogna decidere domani mattina, no? Chi sì, chi no. Stavo dicendo fare un controllo minuzioso. Chi realmente non paga e non ha pagato le tasse perché si è trovato in gravissima difficoltà, e ripeto, per gravissima colpa soprattutto dello Stato italiano, perché ricordiamo sempre, siamo il paese che non è cresciuto a livello di stipendi nei 30 anni. I prezzi invece, specialmente negli ultimi 2-3 anni, sono aumentati vertiginosamente, abbassando il potere d'acquisto degli italiani, rendendo per certi molto difficile, ad esempio, pagare i mutui. E quindi in queste circostanze, in queste situazioni, non è che ci troviamo di fronte a degli evasori, ma ci troviamo di fronte a persone che realmente sono state messe in ginocchio, in particolare da parte di questo Stato incompetente, di questi politici incompetenti. Quindi attenzione, dire subito per partito preso no, niente pace fiscale. Io invece dico sì,
Bisogna analizzare quasi caso per caso, non è un'utopia, non dobbiamo decidere domani chi deve pagarle, chi non deve pagarle, a chi vanno eventualmente abbonate le tasse. Poi bisognerebbe ben vedere, entrare nel merito, se Salvini intendeva solo togliere le more, togliere insomma i costi in più aggiuntivi a questo mancato pagamento, no? È la stessa cosa per quanto riguarda i mutui. Però ripeto, io sarei per abbonare totalmente le tasse a coloro che non hanno realmente potuto, ma non per cattiva volontà o perché hanno perso il lavoro o perché si sono trovati in difficoltà nelle loro attività e così via. Quindi ripeto, siamo sereni. Non è una cosa assolutamente strampalata quella proposta da Salvini, tra l'altro sarebbe forse la prima in questi 10 mesi che va verso il popolo, va in aiuto di una parte del popolo italiano duramente colpito. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.